Ci siamo quasi. Correrà fermato. Eccoci, eccoci, ci siamo. Buonasera a tutti, buonasera amici di Barlario Sport, nuova puntata di lunedì 19 ottobre. Una puntata sicuramente importante perché tratteremo dei temi importanti legati al mondo del calcio dilettantistico e giovanile lombardo. Tanti ospiti che vado subito a presentarvi. Allora, innanzitutto saluto Flavio Malinverno, capitano e anche allenatore delle giovanili della Porlezzese. Ciao Flavio. Ciao, buonasera a tutti. Come stai lì in Riva al Ceresio? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Ok. Poi saluto, eccolo appena arrivato, lo vedo in bianco e nero, sembra un'immagine anche di un certo stile, Salvatore Torre, direttore generale della Guanzatese. Ciao Salva, ci senti? No. Non ci sente, ma eccolo, però c'è. Chiedi di riattivare l'audio, adesso glielo chiedo, andiamo avanti. Poi saluto Marco Cesana, opinionista, posso chiamarlo così, spesso e volentieri. Affezionato. Affezionato di Lario Sport, grande esperto di calcio dilettantistico e giovanile. Ciao Marco, ben ritrovato. Ciao Roby, grazie. Moreno Giglia, direttore sportivo della parte HS Calcio. Ciao Moreno, ben ritrovato. Ciao a tutti, ciao. E poi do il benvenuto, visto che è la prima volta che partecipa, che interviene a Barlario Sport, a un collega. Valerio Amati di Passione Dilettante, portale che come molti di voi sapranno si occupa di calcio dilettantistico anche di un certo livello regionale, Brianzolo. Ciao Valerio, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Vediamo se anche Salvatore anch'io. Torre, cioè, ci senti? Forse Salva? Sì, adesso ecco, sì, finalmente ce l'abbiamo Torre, fatta. Direttore generale della Guanzatese che ci ha raggiunto e si è collegato. Allora, dicevamo, questa quarta puntata di Barlario Sport, purtroppo non ci troviamo a parlare di quello che è successo nell'ultimo fine settimana sui campi, ma di quello che è successo fuori dai campi. E prima di ascoltare quelli che sono i vostri pareri, i vostri commenti, le vostre idee in merito, in relazione a quello che è successo nelle ultime 48-72 ore, chiedo a Luca Binda della redazione di Lario Sport, dal suo bunker, di farci un recap, un punto su quella che è la situazione ad oggi, a lunedì 19 alle 18:40 circa. Prego Luca. Partiamo dal presupposto che sicuramente quella scorsa è stata una settimana molto, molto incasinata, possiamo così dire, che si era aperta con un DPCM nel quale sembrava che il calcio dilettanti dovesse proseguire, e anche con un'ordinanza di giovedì che regolava gli spettatori in tribuna per le partite del calcio dilettanti. In realtà poi dalla giornata di venerdì sono iniziate ad arrivare alcune voci che riguardavano appunto questa ordinanza della Regione Lombardia, che di fatto ha bloccato, io aggiungo con tempismo come minimo discutibile, tutto l'attività dilettantistica, ovviamente non solo del calcio, tutto lo sport dilettantistico nella regione. Quindi è entrata in vigore sabato, non si è giocato neanche nelle partite di sabato, oltre ovviamente che quelle di domenica, sottolineo solo in Lombardia, perché vale solo per la Lombardia. Poi in serata è arrivato l'atto di PCM della Presidenza del Consiglio, che domenica di fatto, sera questo, giusto? Domenica sera, yeah. La serata di domenica, esatto, che l'atto ha regolato, insomma, ha dato la possibilità nello svolgimento delle competizioni di interesse di carattere nazionale e regionale, mentre per il resto delle categorie ha dato solo la possibilità di fare allenamenti individuali. Tra l'altro vorrei segnalare che questo magari non tutti lo sanno, ma il grosso punto interrogativo in questo senso era relativo alla seconda categoria, perché in alcuni ambiti, in alcune regioni... Ma Luca, scusami se ti interrompo, ci arriviamo dopo, partiamo da quello che è successo e da quello che è in atto, e cioè in Lombardia, con questa ordinanza 620 di venerdì 16 ottobre, lo stop, il blocco totale dell'attività dilettantistica, parliamo nel nostro caso di quella calcio dilettantistica e giovanile. È successo, come dicevi te, tutto così improvvisamente, diciamo che magari ce lo si poteva anche aspettare, non nei tempi, non nei modi. Voglio sapere un po' come le varie realtà del territorio l'hanno presa e la stanno vivendo. Partiamo con un giro di pareri, chiedo per primo all'ultimo arrivato, Salvatore Torre, direttore generale della Guanzatese. Salva, tuo punto di vista, le tue considerazioni in merito a questo blocco in essere. Ma
ci ha lasciato ovviamente esterrefatti, per non dire insomma allibiti, perché comunque le indicazioni andavano assolutamente in direzione contraria. Ma oltretutto le evidenze scientifiche, insomma, mi sembra di poter affermare che, insomma, dagli studi effettuati davano comunque la sensazione molto forte che sicuramente non siano i centri sportivi i luoghi più idonei alla diffusione di questo contagio. E i numeri parlano chiaro, perché questo è ciò che si evince da tutto quello che comunque è emerso in questi ultimi mesi. Questa ordinanza prevede un improvviso e inaspettato blocco totale di tutta quella che è l'attività dilettantistica. Io avevo avuto modo, per altre ragioni, perché come sapete c'era stato quel caso nel Monexenia proprio recente. C'erano stati dei casi anche nel campionato di prima, dove milita la tua squadra. Esatto, di confrontarmi con Mario Teti, che ho avuto il piacere di conoscere grazie al compianto presidente Angelo Dubini. Insomma, l'intenzione della federazione è molto molto forte di riuscire a portare avanti questa stagione. Lo era prima, lo sarà anche adesso, anche se capisco e mi metto nei loro panni la difficoltà che potranno avere nel riuscire a portare avanti, anche perché adesso sì, c'è questo blocco di 3 settimane, ma poi si riparte il 6, che è venerdì, e domenica 8 cosa facciamo? Giochiamo? Come facciamo a giocare? Se tutto va bene, questa è la migliore delle ipotesi. Quindi onestamente non lo so, non riesco a capire come si è potuti arrivare a questa decisione quando ci sono assolutamente altri settori, altri campi che sono molto più a rischio. Anche perché questi ragazzi adesso cos'è che fanno? Dov'è che vanno? Se non sono all'interno del centro sportivo, dove comunque sono controllati, viene misurata la febbre, non gli facciamo fare ancora le docce, salvo che piova e apriamo 4 spogliatoi per 8 ragazzi, 2 a testa. Noi, va bene, siamo fortunati, ce lo possiamo permettere. Ma mi sembra tutto davvero inspiegabile, non lo capisco. No, infatti questo è uno dei tanti aspetti da affrontare. Vedevo Moreno Giglia, direttore sportivo dell'Albata HF Calcio, che annuiva. Moreno, il tuo punto di vista, le tue considerazioni. Beh, è stata sicuramente una tempistica che ci ha lasciato tutti molto perplessi. Io sono stato al campo venerdì solamente per aspettare la notizia ufficiale, mentre si svolgevano degli allenamenti della prima squadra dell'Albata HF, ma non solo, anche di altre società sportive che appunto che sono lì al campo con noi, ed eravamo tutti esterrefatti. E ci ha lasciato veramente perplesso. È una scelta che poi secondo me non riguarda strettamente, cioè direttamente i centri sportivi o per quanto riguarda i contagi che si possono avere all'interno delle squadre, delle società. Secondo me è un blocco per evitare il congestionamento della struttura sanitaria. Mi spiego. Leggevo o sentivo, adesso non ricordo bene, che la richiesta di tamponi da effettuare è per l'80% di atleti. Perché questo forse sono anche gli unici che lo fanno, mi viene da dire. No, esatto. Perché lo sport è uno forse dei settori più controllati. Probabilmente il fatto che ho in squadra un possibile positivo o un positivo. Se io lo chiudo solo in casa, questo ragazzo qui, fondamentalmente il tampone poi devono farlo, o i controlli devono farli i genitori, i fratelli, le sorelle, i nonni, ma finisce lì. Dentro il campo sportivo, dentro la squadra, mi ha movimentato che cosa? Il fatto che quel soggetto mi ha portato a 29 altre richieste tra giocatori e staff, e quindi mi ha intasato il discorso della TS, e quindi secondo me hanno voluto bloccare questo tipo di discorso, che probabilmente noi non lo sappiamo, ma evidentemente avrà congestionato troppo il loro apparato. Io l'ho ipotizzata così. Flavio Malinverno, tu che sei calciatore e allenatore di settore giovanile, cosa ne pensi e come appunto avete vissuto questi giorni convulsi, per quello che sta succedendo in quel di Porlezza? Beh, da giocatore ti dico che
avrei voluto tanto giocare ieri, ti dico la verità. Però vabbè, venerdì anche noi, io stavo allenando gli allievi alle 5:30 ed è uscito il decreto di Fontana che diceva che al 99% non si giocava il weekend. Boh, noi riposavamo già, con gli allievi intendo, però hanno bloccato, dopo finito l'allenamento ho saputo che avevano bloccato tutti gli allenamenti anche, quindi c'è stato un po' di dispiacere da parte dei ragazzi perché ovviamente e giustamente volevano andare avanti ad allenarsi. Anche perché noi, come presumo tutte le società, eravamo con i protocolli, eravamo tutto ok, eravamo nella norma di tutte, come diceva prima Salvatore Torre, le docce le facevano solo se pioveva. Alla fine noi abbiamo un campo che 6.000 metri quadrati, quindi sono lì in 20, credo che lo spazio ci sia come ce l'abbiano tutti, quindi è un po', è una brutta situazione che, detto sinceramente, preferivo non ci fosse. Certo, passo a Marco Cesana, nelle vesti di opinionista, ma sei comunque uno degli addetti ai lavori, perché con le tue collaborazioni, insomma, lo sappiamo, anche con Città di Cantù nelle ultime stagioni. Voglio la tua opinione, le tue considerazioni, chiedo, Marco. Ma guarda, io col rispetto che ho per Moreno e Salvatore non sono proprio d'accordo, nel senso che di tutta questa situazione c'è una cosa che non possiamo non dire. La federazione non poteva non sapere, perché a marzo non poteva sapere, e infatti abbiamo giustificato qualsiasi tipo di scelta e qualsiasi tipo di situazione a cui è andata incontro e l'abbiamo accettata. Ma in questo momento non può non sapere. Tutti sapevano che si sarebbe ripresentata questa situazione, lo sapevano tutti. E siamo arrivati impreparati, ma impreparati in una maniera imbarazzante. La settimana in cui iniziavano i campionati Esordienti e Pulcini, quindi la prima giornata di campionato, al venerdì sera arriva la sospensione. Sarebbero dovuti partire proprio questo fine settimana ai tornei dell'attività di base Esordienti. Arriva la sospensione un giorno prima, alla sera, tra l'altro il venerdì sera, veramente, cioè adesso senza voler far politica, ma veramente sembra col favore delle tenebre, arrivano sempre alla sera del giorno prima a dirti quello che devi fare il giorno dopo. Però io non voglio giudicare né Conte né Fontana, che così prendiamo tutti, destra, sinistra, nord e sud. Parliamo di calcio, noi siamo qua come, diciamo, simpatizzanti, tutti arrabbiati perché ci hanno tolto il giochino che ci tiene bambini, chi più chi meno, però questo è. Però la federazione è imbarazzante, non può non sapere. Ha gestito le cose in una maniera drammatica, ha fatto iniziare i campionati dopo, ha fatto gironi da 18 squadre, ha fatto fare turni infrasettimanali, ha fatto delle cose allucinanti. Non ha scontato praticamente niente. Baretti va a parlare, ma dove va Baretti? Baretti è lo stesso che ha detto che il 40% delle società chiudevano. Quante hanno chiuso a Como? Io penso zero, forse una, non lo so. A memoria mi sento di dire zero. Ma di cosa stiamo parlando? Lui va in giro a dire cosa? Non sapevo. Cioè, ma già il fatto che succeda una cosa del genere, tu che sei il presidente non sapevi niente, ma un briciolo di dignità, dici ragazzi, non sapevo niente, io domani non vengo più. Cosa dobbiamo parlare? Per me è una cosa allucinante. Le dimissioni di chi governa. No, ma non di chi governa, di tutti, dai provinciali e regionali, Como, Milano, tutti quanti, perché hanno gestito la cosa in una maniera ridicola. Ridicola. Non si possono permettere di fare una cosa del genere. Cioè, ma ci sono persone, non è il mio caso, grazie al cielo per ora, ma ci sono persone che di questo ci campano, Roberto. Ci sono ragazzi laureati in scienze motorie. Sapete qualcosa? Certo, vale anche per l'aerosport che fa un servizio che comunque è un lavoro. Ci sono tante persone, tanti ragazzi laureati in scienze motorie che magari fanno un po' l'insegnante, un po' l'allenatore, un po' in palestra, un po' l'allenatore. Ci sono tante persone che lavorano. Ci sono i custodi, ci sono i segretari, ci sono cioè ci sono tante persone nel calcio. E tu glielo dovevi dire prima, perché questi ragazzi hanno preso degli impegni e adesso per l'ennesima volta non prenderanno un centesimo per mesi, mesi e mesi, e spesso hanno lavorato giugno, luglio, agosto, dove non prendono un euro da nessuna società dilettantistica, iniziano a lavorare un mese a casa. Questo non esiste, e quello non sapeva niente. Ma Baretti, ma non sapevi, ma dove vivi? Su Marte? Sì, sì. Prima di volevo fare anche intervenire nuovamente Salvatore, però devo chiedere per forza un commento anche a quello che ha detto il nostro opinionista Marco Cesana, a Valerio Amati, giornalista, collega di Passione Dilettante. Valerio.
Io non sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Marco Cesana, più che altro anche un po' per le tempistiche. Diciamo che da quello che avevo visto io, da come avevo vissuto specialmente il campionato eccellenza, che è stato sia nel turno di domenica scorsa sia nell'infrasettimanale falcidiato dell'NBA, già si sapeva che comunque c'era la voce che girava che la federazione avesse un piano B, però inizialmente sembrava un qualcosa studiato ad hoc per le prime squadre per tutto quello che riguardava il problema inerente alla quarantena. Io da quello che ho potuto percepire venerdì sera, io da quello che mi hanno detto, praticamente la federazione ha cercato fino all'ultimo di mediare con la regione, quantomeno per far giocare questo weekend e far entrare in linea. Poi sono tutte parole che non troveranno mai un riscontro. Poi sul discorso di come è stato gestito il tutto, è stato gestito secondo me forse anche un po' troppo leggero da parte forse anche di tutti, addetti ai lavori compresi, cioè magari abbiamo ripreso forse un po' troppo convinti che si sarebbe andati avanti tranquillamente, perché forse era anche giusto andare avanti tranquillamente. Io in questi due giorni ho cercato di sentire sensazioni, ma non mi piace molto in questo periodo sentire tanto le sensazioni, non perché non siano giuste, ma perché tanto sarebbero molte simili. Però c'è un post di un giocatore, non so se lo conoscete, Riccardo Ghidelli, che adesso gioca alla Dipo, è un giocatore molto esperto, che secondo me è interessante. Cioè, noi qua ragioniamo sullo stop, soprattutto per lo sport, ma non ci è stato fornito nessun tipo di dato scientifico che confermi questo stop, o perlomeno che lo giustifichi. Perché io faccio prendere un esempio, una partita, Ponte Lambrese Speranza di eccellenza, sono stati riscontrati diversi positivi a Ponte Lambro. La Speranza ha fatto i due giri di tamponi, a quanto pare due giri di tamponi sono risultati giocatori della grata sempre negativi. Quindi questo potrebbe anche essere un esempio di come in uno sport di contatto come il calcio forse non è il contagio così determinante oppure così rilevante come da giustificare una sospensione totale come quella che è arrivata in questi giorni. Sono d'accordissimo ad avallare la tua tesi, e voglio ricordare Luca Binda. Ci sei, Luca? Si è impallata l'immagine. Sì. Luca, sì, mi sei... Ah, no, non ti eri addormentato. Sono d'accordissimo anch'io. No, ne avevamo parlato perché anche noi avevamo riportato dei dati di studi scientifici di non so quale università, ecco, che non è il campo da calcio, è forse l'ultimo dei posti dove insomma il contagio la fa da padrone. Ma come ha detto anche Valerio, anche il caso di Napoli-Genoa, che tutti hanno detto 20 positivi nel Genoa, adesso ce ne saranno 20 anche nel Napoli, non c'è stato praticamente nessuno. È abbastanza palese questo, però secondo me la gente non lo vuole capire, forse anche perché gli è stato messo in testa delle cose che non sono reali. Però mi sembra abbastanza chiaro che il campo da calcio è un luogo non totalmente sicuro, ma quasi totalmente sicuro. Ecco, però, adesso... Però, sì, prego, attenzione. Prego, Valerio. No, però attenzione, cioè, questo discorso va bene, però nella scorsa settimana, ancora prima della chiusura, il focus... mio personale e di quello che affrontavo sulla mia pagina era rivolto ad altro, in quanto i protocolli attuali, perlomeno per le prime squadre, facevano coesistere in maniera difficile l'attività sportiva da quella lavorativa, almeno per chi comunque ha un lavoro, una famiglia, per tutto quello che riguarda la quarantena. Quindi quando si parlava di ipotesi di stop con delle anche di un mese e mezzo, con solo possibilità di giocare il girone d'andata, si parlava forse di un ragionamento che riguardava esclusivamente le prime squadre. Perché comunque un conto è dover assentarsi dal lavoro. La didattica per i ragazzi che vanno ancora a scuola, comunque non dico che è semplice, però è più gestibile rispetto ad altro. Cioè anche semplicemente quello che stiamo facendo noi adesso, molte classi, io in primis in università, lo faccio quotidianamente. Sì, però è diverso piuttosto che un operaio che non può andare però come dici te, uno dei temi, poi al di là anche io penso che insomma la federazione ha impostato dei campionati, cioè va quasi contro i nostri interessi, ci lavoriamo, ma la coppa quest'anno, cioè secondo me le coppe non ha fatte la serie C, la coppa è da pazzi, secondo me è una cosa pazzi, che non è senza senso per cercare di evitare di mescolare i campionati. Allora, la situazione che stiamo vivendo, ok, è arrivata nel modo che nessuno si aspettava, ma probabilmente chiunque, fermandosi un attimo, al di là del pathos, della passione di tornare a mettere le scarpe, tirare un calcio al pallone, lo poteva, si poteva, diciamo, ce la si poteva aspettare sostanzialmente. Come dicevo, i gironi da 18 secondo me sono una follia, ma quasi anche da 16, perché bisognava comunque tenere dei cuscinetti, perché
quella situazione che stiamo vivendo, speriamo che poi si rallenti, adesso si fermi, era prevedibile. Certo, non è scusa, facile. Robby. Sì, prego, prego. No. Voi voglio fare, faccio io quello più cattivo di tutti, dai, un po' l'antipatico, però vorrei togliere un piccolo velo di ipocrisia. La Coppa costa, le iscrizioni dei settori giovanili e i cartellini costano, e la federazione i soldi li ha incassati tutti dei tesseramenti, Pulcini esordienti compresi, tutti li ha presi. Ora ci racconteranno che li ridanno, li risparmano, come hanno fatto l'anno scorso. Poi cosa hanno fatto? Hanno tolto 1000 euro e dilazionato in 3 la rata di pagamento per una prima squadra. Questo è stato l'aiuto che ha dato la Federazione Italiana Gioco Calcio Lombardia. Questo è l'aiuto che ha dato. Questo infatti so che è un tema caldo. Salvatore, passo la palla a te. Cosa su questo, soprattutto su questo aspetto, visto che anche tu gestisci queste questioni all'interno dell'US di Guanzatese. Allora, io condivido solo in parte quello che dice Marco, nel senso che allora siamo tutti d'accordo sul fatto che la gestione anche da parte del Comitato Regionale Lombardo non sia stata ottimale, ma onestamente se penso a questa emergenza sanitaria ovunque mi giro di gestioni ottimali onestamente non le vedo, a partire dal governo fino ad andare al vicino di casa che mette la mascherina solo per coprire la bocca e non sul naso, quindi secondo me in tanti ci stiamo capendo poco. Io non sono in grado di poter giudicare, magari come Marco, quelli che possono essere state le scelte, le decisioni del Comitato Regionale Lombardo legato a questa ripartenza. Alcune sono sicuramente opinabili, io avrei fatto diversamente, ma come me ce ne sono centinaia di migliaia di teste differenti che avrebbero avuto proposte diverse. Io sono assolutamente convinto che comunque il Comitato Regionale... Aspetta, Salva, che ti si è... È caduto. No, ti sei, scusa Salva, devi riattivare. Ecco, sì, hai disattivato l'audio. Riprendi qualcosa. Tu sei convinto, dicevi? Sono assolutamente convinto del fatto che il Comitato Regionale Lombardo si sia trovato sinceramente spiazzato da questa decisione, da questa ordinanza regionale. Ne sono sicuro perché ho avuto modo di vedere, sicuramente questa cosa li mette in forte disagio e tutte queste polemiche, anche quelle che stanno venendo fuori, costruttive comunque, perché ognuno giustamente ha il suo pensiero, li metteranno ulteriormente in difficoltà. Io non ce l'ho però in questa fase, do delle priorità, non ce l'ho in questa fase col Comitato Regionale Lombardo. Io discuto, ma con la mia testa, che vale zero, questa ordinanza che mi sembra frettolosa, precipitosa, mi sembra una scelta politica legata forse a nascondere quelli che sono altri aspetti che in Lombardia, ma come in tutta Italia in questo momento non vanno, tipo il sovraffollamento che c'è sui mezzi pubblici. Andiamo a vedere Milano, i tram sono full, la metropolitana è full, quelli sono i luoghi di effettivo contagio ed è lì che la regione forse avrebbe dovuto fare i primi passi, avrebbe dovuto dare le prime priorità. Chiudo, per non essere logorroico come spesso mi capita, facendo un ragionamento legato proprio ai ragazzini, o comunque a tutti i tesserati, ma partiamo dai più piccoli. Dov'è che vanno adesso? Non vanno nei centri sportivi? Questi ragazzini cos'è che fanno? Stanno in casa? Sì, qualcuno si butta dietro a giocare alla PlayStation per ore e ore. Gli altri, quelli che hanno una passione più forte per il calcio, escono, vanno all'oratorio, si ritrovano e si mettono a giocare. Vanno al parco e si mettono a giocare. Senza nessun controllo, se non quello delle famiglie, che c'era anche prima, vanno altri per strada a giocare, perché si mettono a giocare anche nelle viette, come facevamo noi quando eravamo piccoli con gli zainetti per terra. Arrivano altri ragazzi che magari non sono tesserati per nessuna società, si ritrovano, come fanno sempre i ragazzini, si mettono a giocare al pallone, entrano in contatto, si abbracciano e fanno tutto quello che noi tendiamo a evitare all'interno del centro sportivo dando un controllo. Quindi siamo sicuri, come Regione Lombardia, che questa scelta, anziché andare a migliorare e a non diffondere questa situazione di contagi, non possa avere l'effetto contrario? Ne siamo certi? Sarei così sicuro, perché mi guardo attorno e vi dico anche la realtà di Guanzate, senza andare troppo lontano, io c'ho il suo paese, giù, tutti all'oratorio, 20, 30, 40 ragazzi a tirare calcio al pallone. Chi li controlla quelli?
Sì, questo è un tema. Ma su questo, scusa, sono d'accordo con Salvatore. Io su questo, attenzione, io non ho detto il contrario, Salva. È difficile non essere d'accordo. Moreno, vedevo che anche annuivi, passo a te la parola. Perché l'ho vissuto alla fine, quando c'era il lockdown, durante il periodo del lockdown, quando avevano appena aperto le maglie, io abito qui a Tavernola e al parco di Tavernola c'avevo 50 ragazzini che giocavano, esultavano, come se fosse tutto normale. Noi società sportive chiuse, centri sportivi chiusi e ragazzi in giro. E qui parliamo ancora dei ragazzini 13, 10, 12, quindi 14 anni. Ma quelli poi dai 16, dai 15, 16, 17 anni, magari questi non sono solo in giro a giocare a pallone, magari sono per strada e basta. Lì non ti controllo, perché prima sì, magari c'erano gli oratori che erano una figura, adesso gli oratori sono anche abbastanza vuoti alcuni, no? E questi ragazzi adesso sono proprio per strada. E quindi noi, comunque, io parlo anche di Albata KF, abbiamo anche comunque una funzione educativa. Noi siamo una zona di periferia, Roby, che tu conosci anche bene. Certo. E nelle zone di periferia tu devi fare aggregazione. Noi abbiamo lasciato addirittura anche il campo, tra virgolette, aperto in passato, perché gli oratori erano chiusi e abbiamo fatto funzione di aggregazione lì al campo, prendendoci anche, non tutti erano d'accordo su questa cosa qui, però l'abbiamo fatta comunque, perché comunque meglio lì che da un'altra parte, perché le altre parti poi non è che sono sempre quelle giuste. Certo. Flavio, cosa faranno i ragazzi di Porlezza adesso poi, non potendo più allenarsi e giocare per il momento almeno? Beh, come dicevano gli altri, i piccolini sicuramente si troveranno al parco giochi che rimangono aperti e giocheranno al parco giochi, troverà 20-30 ragazzini. Quelli grandi andranno in giro per strada, arrivano a casa da scuola e al pomeriggio, se c'è una bella giornata, andranno in giro. Noi quest'estate, che abbiamo il lago, siamo sul lago di Lugano, dove c'è un prato grande, cioè c'era lì un casino di ragazzi che giocavano lì, magari 50, 60, 70 ragazzi che erano lì ammassati a giocare. Senza controlli, misure di sicurezza, esatto, il protocollo, esatto, che è pur difficile e di non facile applicazione, con grande impegno tutti vi siete applicati, chi più. Denaro, perché poi Marco ricordava bene, no? Cioè noi abbiamo pagato tutte le iscrizioni, tutte, fino all'ultimo soldo, e tra l'altro anche, tra virgolette, potevi ratizzare, noi abbiamo preso la decisione di pagarli tutti subito e via. Ma noi abbiamo pagato per sistemare le tribune, mettere il distanziamento in tribuna e i termometri e tutte le valutazioni, i moduli da compilare e i polti per sanificare, cioè tutte queste cose qui le abbiamo messe in ballo, decine di persone di dirigenti impegnati con orari maggiori, allenatori, che prima di allenare dovevano pensare, perché poi non sempre ci sono 200 dirigenti, allora l'allenatore si metteva lì in primis e doveva fare, cioè tutto questo preso e buttato nel gabinetto, poi lo facevamo bene o male, non sta a noi giudicare, noi abbiamo provato a fare tutto il meglio e nessuno era perfetto. Ma tutto questo lavoro qui, adesso, chi ce lo ripaga? Sì. Adesso c'è una piccola speranza e arriviamo a quello che poi ieri sera, credo un po' tutti, abbiamo aspettato per ore la conferenza stampa del Premier, questo nuovo DPCM che in tutta Italia, Luca Binda, chiedo a te, ci ricordi cosa prevede per tutto il resto del paese, tranne per la Lombardia, dove è ancora in vigore questa ordinanza che blocca l'attività calciodilettantistica? E allora, praticamente prevede la possibilità dello svolgimento di competizioni, quindi anche di campionati, che abbiano interesse nazionale e regionale. E da questo punto di vista, come stavo dicendo prima, un punto importante di una notizia che è uscita poco fa era relativo alla seconda categoria, che è un po' in alcuni comitati è gestita dalla regione, in alcuni altri dalle province. È uscita una notizia poco fa in cui l'LND ha ufficializzato che si potranno giocare i campionati fino alla seconda categoria, ovviamente Lombardia a parte, che è ancora sotto l'ordinanza di sabato, quindi diciamo che in tutta Italia, a meno che in Lombardia, si potrà tornare a giocare fino alla seconda categoria. Questo per i dilettanti, e per i giovanili invece, diciamo così, autorizzerebbe gli allenamenti duali, cioè evitare le partitelle, così come se fossero, e per la terza categoria anche.
Ecco, questo è il DPCM, ecco, no, e infatti Marco ride, adesso io onestamente prima di andare in onda stavamo appunto chiacchierando e dicevo, viviamo in un paese, una volta si diceva che c'erano solo avvocati, adesso c'è solo gente che studia scienza della comunicazione, qui da mesi di comunicazione veramente ne stiamo vedendo, Valerio collega ride perché giustamente ogni volta che esce qualcosa c'è, è un rebus, no? Nel senso proprio la non comunicazione, e quindi bisogna aspettare 12 ore, 24 ore per poi sviscerare il significato, il senso delle parole. Adesso non voglio entrare ulteriormente in questa polemica, però dico, sembrerebbe il comitato regionale adesso ha chiesto, vuole un incontro con la regione Lombardia per chiedere di così, adottare quello che è il DPCM in vigore, che stava entrando in vigore in tutto il resto del paese. Questa sembrerebbe una piccola speranza, ecco, per tutto il movimento, perché il problema c'è e va affrontato, non possiamo più rinchiuderci tutti in casa e questo è fuori d'ombra di dubbio. Potrebbe essere quella cosa che diciamo ci ridà un po' la possibilità di riprendere. Vi chiedo come la vedete voi questa situazione. Salvatore, riparto da te. Ma allora, io ho letto oggi il comunicato, comunque è forte questa, diciamo, lettera aperta che ha scritto Baretti alla regione, mi sembra che proprio tocchi anche questi punti, anche perché oggi la Lombardia è l'unica regione, e non è più come prima, che era la regione dalla quale, insomma, sono partiti i focolai e quindi sembrava proprio che da quello fosse il punto di partenza sul quale intervenire a marzo. E così poi alla fine è stato, con tutto ciò che già conosciamo, il blocco della regione, la quarantena, tutto il resto. Adesso i casi sono diffusi su tutto il territorio nazionale e ci sono regioni che hanno casi tanto quanto la Lombardia o giù di lì. Quindi non si capisce per quale motivo a oggi solo Regione Lombardia abbia preso questa direzione, a fronte di tante altre regioni che vivono situazioni analoghe. Cioè, non è che chi fa calcio in Campania in questo momento credo che si possa sentire più sicuro, ho detto una regione a caso, potrei dire Puglia piuttosto che altre. Quindi perché il DPCM che va in quella direzione è un po' più prudente per certi versi nell'essere così drastico e la regione Lombardia è andata giù così piatta? Tornando alla tua domanda, tutto quello che può portare ad avere un'apertura verrà sicuramente accettato di buon grado dalle società, fosse anche il fatto di potersi comunque provvisoriamente allenare, fosse anche il fatto di sospendere fino a 6 novembre, poi servirà una settimana in più, speriamo ne basti una, va bene, ci alleniamo dalle prime squadre, ragazzini, evitiamo i contatti iniziando i campionati da partire dai piccolini, evitiamo i raggruppamenti, evitiamo questo che si può comunque in qualche modo evitare. Poi saranno problemi della federazione e anche nostri di conseguenza andare a fare fatica per trovare gli incastri per poterlo chiudere questo maledetto campionato, ammesso non concesso che riparta. Però non lasciare tutto fermo per 3 settimane, perché comunque dai almeno la possibilità ai ragazzi di potersi continuare a allenare, dai bambini più piccolini, fanno i loro allenamenti con le solite modalità, i soliti controlli, solite misurazioni, autocertificazioni, facciamo fare le docce scaglionati, frazionati, facciamo tutto quello che stavamo facendo, che già era tanta roba, perché già quel protocollo, parliamoci chiaro, è inapplicabile in tutti i suoi punti. In tutti i suoi punti, è inapplicabile. Che è stato fatto dai professionisti, ai pulcini, cioè senza delle vie di mezzo. Ma poi anche lì, adesso stai facendo giocare, gli allievi nazionali giocano. Sì, infatti le campionati Serie D ha giocato, i campionati femminili. Fammi capire, ma cosa cambia tra Serie D e Eccellenza, che cambiamento c'è? Cioè, gli allievi nazionali perché possono rispetto ai regionali? Cos'è che cambia? Cos'è che è cambiato? Non giocano contro una squadra. No, questo infatti è un tema sicuro. Quindi sembra proprio un discorso politico che non mi piace. Marco Cesana, ti vedo perplesso. Cosa pensi? No, stavo ascoltando. Io magari sono così categorico perché ho nella mia testa l'idea che non torneremo più a giocare per molti mesi. Non posso pensare che, visto quello che sta succedendo in Italia e in Lombardia, tra 3 settimane la situazione sarà certamente peggio di come è oggi.
quindi non capisco per quale criterio, anche se do ragione a Salvatore, siccome stanno facendo quasi tutto senza criterio, magari riaprono e quindi siamo tutti contenti per la salute e per poter andare avanti a giocare. Però io sinceramente credo che non riapriranno. Non riapriranno probabilmente per un po' di mesi. E quindi mi chiedo, ma la federazione che piano B può avere? Perché prima Valerio ha detto una cosa che mi ha incuriosito, infatti glielo volevo chiedere quando mi davi parola, perché ha detto ci sarà un possibile piano B. Sono contento che abbiano pensato a un piano B. Magari se ce lo dicevano tutti, eravamo un pochino tutti più preparati. Però vorrei anche sottolineare una cosa, abbiamo parlato di settore giovanile, in tutta Italia possono giocare solo i campionati regionali. Allora vi do dei numeri. In tutta la provincia di Como, dagli allievi a scendere, quindi Pulcini non esistono i regionali, però dagli allievi a scendere ci sono 10 squadre che fanno i regionali, in tutta la provincia di Como che avrà 1500 squadre, quindi ce ne sono 10 che possono giocare, tutte le altre no. Sì, sì, non risolve sicuramente il problema. Valerio, dopo andiamo da Moreno e da Flavio, visto che Marco sì. chiedeva il piano B, che io so anch'io un po' cosa la federazione vorrebbe, ma, si aspetta di fare. Diciamo che quello che mi era arrivato, si parlava di tirare la cinghia finché si poteva, questo ti parlo del weekend pre-ordinanza, quindi con tanti rinvii e soprattutto pre-infrasettimanale, sì. che è stato un disastro. Loro, l'idea era quella di tirare la cinghia finché era letteralmente possibile, per poi ipotizzare uno stop. E dopodiché l'idea era quella di fermarsi e riprendere nel momento in cui la situazione sarebbe migliorata, si parlava di marzo, per portare a termine almeno il girone d'andata e dopodiché utilizzare quello come metro di giudizio per questa stagione. Però qua parliamo di una situazione critica, infatti era il piano B, che era il giocare fino a quando era possibile, era come arrivare proprio a un momento... delicati. Perdonami però, Valerio, no, non voglio accavallarmi, ma qualcuno ha giocato due partite, allora non potevi ripartire a marzo e finire l'anno scorso e non buttavi due stagioni, che ci sono squadre che sono salite in eccellenza con un punto di vantaggio a 8 giornate dalla fine, 9. Guarda, io mi limito a riportare. Moreno, ma secondo te potrebbe, se la linea dei contagi, ecco, perché chiaramente ricordiamoci che se la situazione dovesse peggiorare, chiaramente sarà difficilissimo. Cerchiamo di essere positivi, di fare i bravi. Se la linea di contagio dovesse migliorare, secondo te è auspicabile che, non so, magari i campionati dilettanti possano riprendere invece aspettare la primavera per i giovanili? Può essere una soluzione potenzialmente percorribile, cosa ne pensi? E quella di aspettare per le giovanili la primavera doveva essere il piano A. Tu dovevi fare a febbraio, dopo il 15 di febbraio, il piano A era far partire le giovanili. Quello doveva essere il piano A. Lascia stare, perché poi quello, cioè la soluzione per le giovanili, li facevi allenare, vedevi come andava e poi facevi partire i campionati. Per quanto riguarda diciamo gli adulti, ecco, i dilettanti, probabilmente si poteva seguire il metodo, tra virgolette, quello che chiamo il metodo svizzero, dove ormai stanno quasi già finendo il girone d'andata. Sì, manca neanche un mese. Ecco, vedi, loro sono addirittura vicini al confine, così sono ancora più esperti, no? E hanno anche tanti ragazzi che fanno magari la spola. Cioè, in un mese loro finiscono il girone d'andata, fanno la pausa e da marzo si torna a giocare in campo e si finisce il campionato. Così noi invece sospendiamo due campionati. Noi paghiamo per fare due campionati e ne finiremo neanche uno. Non ne finiremo neanche uno. Quindi l'anno prossimo ci dovranno dare dei soldi indietro per giocare. Dovrà essere così, Cos'è, Flavio, da calciatore, pensi che andrà a finire così? Sì, da quello alla fine, bene o male, quello che pensiamo tutti. Non è che... Io spero che si possa riprendere, ovviamente, come lo sperano, credo, tutti quelli che giocano a calcio. Però, come diceva giustamente il mister Moreno, era il piano A era far allenare i ragazzi fino a febbraio, che è far ripartire i campionati a febbraio e le prime squadre vedere come andava a inizio, oppure fare il metodo svizzero. In Svizzera iniziano ad agosto e finiscono neanche tra un mese, finiscono il giro d'andata. Poi c'è la pausa, a marzo riprendono gli allenamenti, a fine marzo riprende il campionato e finiscono a metà giugno. Col senno di poi, vedendo come sono andate le cose, forse poteva essere davvero una soluzione. Col senno di poi. Però,
Certo, salva. Solo un secondo, semplicemente, guardate, ho un problema, devo proprio scappare. Sì, no, ok. Ho approfittato della cortesia di un collega perché, come avete visto, ho fatto, tentato un collegamento dalla macchina, ma buonanotte. Ci siamo anche spaventati nella prima diretta perché eravamo... No, grazie, ringraziamo il dottore Torre per essere intervenuto. Devo salutarvi. E ci sentiremo prossimamente. Appunto. Grazie mille, è stato un piacere. Saluti a tutti. Bocca al lupo. Ciao, salva, grazie. Ciao. Valerio, volevi dire? Sì, io più che altro adesso, ragionando anche sulle varie ordinanze di PCM, quello che è attuale, io guardo forse anche un po' in maniera positiva al 7 di novembre e mi pongo una domanda, ma quelle società, specialmente le medio-piccole, che magari non pagano i rimborsi ai giocatori delle prime squadre, che non hanno un settore giovanile così ricco, che però anche loro, come tutte le altre, durante l'estate hanno speso soldi e tempo per le strutture, così ripartono dopo essersi visti chiusi in faccia tutto da un giorno all'altro, ripartono senza nessun tipo di garanzie. Io quello che avrei voluto provare a chiedere nei prossimi giorni è: ma siamo sicuri che tutti risponderebbero presente? Perché è un problema che ad oggi non esiste, ma che alla ripartenza potrebbe porsi. Sì, sì, certo, perché adesso sono tutti rimasti, diciamo così, scottati da questo stop improvviso, ok? Nonostante si potesse auspicare, pensare, però adesso bisogna fare anche i conti con la realtà. Non è una situazione facile. No, perché noi il 7 novembre potremmo virtualmente tornare in campo, ok? Sì. Ma non c'è la garanzia che noi l'8 potremmo di nuovo chiudere di nuovo. No, infatti io ho intervistato la vicepresidente Paola Rasori e una condizione fondamentale per poter provare a ripartire e arrivare in fondo, non sarà facile, è quella di avere delle tempistiche certe e garantite, che però vedendo come stanno andando le cose, vedo Marco fai quella faccia, anche secondo me non so quanto possa essere percorribile l'avere tempistiche certe garantite. Cosa ne dite, Marco? Parto da te per quest'ultimo giro e poi chiudiamo con Valerio che ci racconta e ci presenta un'iniziativa eSports. Io non voglio essere noioso, però cioè, in azienda, tutte le aziende, quelle normali, si sono organizzate pensando che comunque organizzandosi con lo smart working, insomma, magari prendendo qualche computer in più, iniziando a gestire o comunque a provare a gestire cosa poteva succedere se. Io non ho capito che cosa abbia fatto la Federazione Italiana Gioco Calcio. Io sono abbastanza categorico, ci ho messo la faccia, però te l'ho detto a marzo, almeno su questo dammene atto. Sì, noi non riprenderemo, assolutamente non riprenderemo il 6 di novembre, perché sarebbe folle, perché comunque il virus c'è, non facciamo anche noi gli scemi che hanno un messaggio sbagliato che non esiste, è un'influenza, non è così, perché il mondo ci sta facendo vedere che non è così. Va gestito, non è che tutti moriremo per questo, ma non è comunque qualcosa, non è un'influenza, quindi noi siamo arrivati impreparati e questa è una cosa che per me è inaccettabile. Abbiamo fatto le riunioni, grazie a te anche, con la federazione, abbiamo mandato delle lettere, delle mail alla federazione con delle proposte, non le hanno accettate, va bene, non ci hanno manco risposto, quindi di cosa stiamo parlando? Duro, duro, il nostro opinionista Cesana oggi non le ha mandate a dire, come si dice, Moreno. Pensiero in chiusura. No, la cosa che mi ha lasciato un po' basito è il fatto che non ci sia stato nessun tipo di rapporto tra CRL e la regione, perché adesso il CRL sta chiedendo un incontro per chiarire, ma non si poteva fare prima di uscire con questa ordinanza? Non sarebbe stato molto, anche perché il giorno prima, forse o la mattina prima, sono usciti con un'ordinanza per il pubblico che tra l'altro ci siamo riletti e sarà stata la 300ª pagina che ci leggiamo per cercare di adeguarla. Non potevano mettersi d'accordo, quella lì è una barzelletta, due ordinanze in giro. Entriamo nel campo della comunicazione che un giorno una cosa... Pensa che peso politico, manco gli hanno chiamati per dirgli che chiudevano tutto. Questo purtroppo pensa che considerazione. Io ci sono rimasto anch'io, nel senso, ho parlato con i membri loro stessi. Hanno detto un'altra cosa, cioè il giorno dopo a livello nazionale è uscito un altro che hanno tra l'altro detto un'altra cosa diversa. Totalmente diversa. Un giorno e noi ci saremmo continuati ad allenare, bloccavamo i campionati, ma eravamo uguali a tutti gli altri. Invece no, siamo diversi. Sembriamo ancora gli appestati di marzo quando non è più così.
Sì, no, il mondo del calcio, siamo gli untori. Flavio, per chiudere, sei positivo? Sei dispositivo, no? Positivo non si può dire, scusatela. Sei fiducioso? Sei fiducioso, perdonatemi. Ma guarda, beh, la fiducia non manca, la speranza è quella di ripartire, però come diceva giustamente Marco, il 6 novembre è difficile ripartire. Come fai a dire che il 6 novembre riparti? Sarà molto difficile, secondo me. Se tutto va bene, ma se tutto va bene, riprenderemo a marzo. Se tutto va bene, riprenderemo a marzo, come presumo che sia così. Perché alla fine anche riprendere, come dice giustamente lui, il 6 novembre, poi Mario, poi tra 4 giorni richiudi perché succede il finimondo. Quindi secondo me, se tutto va bene, si riprende a marzo, nel 2021, se tutto va bene. Per chiudere, Valerio, oltre ad averti invitato per chiacchierare appunto di questi temi importanti, volevo che presentassi l'iniziativa con Passione Dilettante e Vincenzo Talluto, direttore sportivo dell'Arcellasco, che doveva essere il nostro ospite, poi ha avuto un impegno, non ha potuto raggiungerci, ma sicuramente sarà in una delle prossime puntate di Barlario Sport. Parliamo di videogiochi, di eSports, di PES, Pro Evolution Soccer in versione promozione B. Sì, sì, diciamo che durante il lockdown precedente chiariamo, Talluto si era divertito a realizzare i giocatori, le maglie, i loghi, sostanzialmente tutte le squadre del girone B di promozione. Noi ci sentiamo spesso, quindi mi ha proposto questa idea qui, ho detto, ma sì, teniamola buona, perché forse potrebbe tornarci utile, non si sa quando si parte, quindi è stato messo in un cassetto. Noi adesso sulla mia pagina partiremo con questo format che ancora, ammetto, va un po' studiato nei dettagli, però l'idea è quella di proseguire di fatti in maniera completamente virtuale il girone B di promozione, quindi ripartire dalla quarta giornata, seguire il calendario, le rose sono state inserite, giocherà computer contro computer e alla fine, giusto per ridere e scherzare, si vedrà chi ha vinto, chi ha perso, chi meno. Poi le partite verranno trasmesse in diretta, alcune in diretta Instagram, altre solamente gli highlight. Primate su Twitch, so che si dice così perché abbiamo fatto anche noi un torneo durante il primo lockdown a FIFA, si streamava, esatto, su Twitch. Ecco, me l'hanno proposto anche a me questo pomeriggio, magari una diretta su Instagram, l'altra su Twitch con gli highlight poi messi sui vari social. Ma la cosa divertente che a me piacerebbe proprio fare è quella di sentire nel pre e nel post gara i reali interpreti sulla gara virtuale, cioè come è andata la partita. Per me è una bellissima iniziativa, sono un appassionato di videogame, acquisto FIFA dal 1992, l'ho comprato anche l'altro giorno con un celofanato, mi sa che mi toccherà giocare nei prossimi giorni, anzi lancerò qualche sfida. Speravo di non dover tornare a fare un torneo di FIFA o di PES sulla Rio Sport, ma ho paura che ci toccherà un'altra edizione. È passata quasi un'ora, quindi io volevo davvero ringraziarvi per questa puntata dove abbiamo parlato davvero di questa situazione non facile per lo sport e il calcio dilettantistico giovanile in Lombardia. Quindi ringrazio tutti voi ospiti. Flavio Malinverno, capitano della Porlezzese, ciao Flavio e grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Moreno Giglia, direttore sportivo dell'Albata HF Calcio. Marco Cesana, opinionista, chiaramente ti riavremo in trasmissione sicuramente, perché continueremo a farla, comunque noi siamo qua, noi per questo facciamo questo di lavoro, speriamo che a marzo, non lo so, io ci spero, non lo devo sperare per forza, però chiaramente la situazione è difficile e ci impegneremo per non mollare, come si dice, tenere compatto e unito il fronte di tutti gli appassionati. Ringrazio Valerio Amati, ci sentiamo sicuramente presto per condividere un po' la situazione in questi prossimi giorni. Luca Binda, eccolo che è tornato dal bunker. No, Luca, il Como, cosa sta facendo? Scusami, ma purtroppo mi si è sconnesso il computer e connessione internet. Vai tranquillo. 2-3 al novantesimo, 2-3 al novantesimo per il Como. Come sta vincendo? E allora vado a vedere gli ultimi minuti. Grazie a tutti gli amici dell'Ario Sport, continuate a seguirci su lariosport.it, vi terremo aggiornati con l'evoluzione per quelli che riguarda il calcio dilettantistico giovanile in Lombardia e in provincia di Como. Ciao a tutti, grazie, buona serata. Buona serata, grazie. Ciao.